lo stato di emergenza è finito, non vedo perché debba continuare uno strumento di così alto impatto nella società come il Green Pass. E poi nella vita pratica le persone sono estremamente stanche di dover essere sottoposte a questi trattamenti ancora ora. Come invece hanno, quali sono state le posizioni espresse da coloro che invece hanno votato contro la mozione presentata da te e dagli altri consiglieri? Secondo me ogni amministrazione dovrebbe invitare i propri rappresentanti, i propri parlamentari a bocciare in aula parlamentare. Forse è anche per questo che tu hai fatto un bellissimo discorso di apertura prima del voto, invitando all'unanimità, che però purtroppo non c'è stata, come dici tu, per queste posizioni acriticamente già prestabilite di maggioranza e opposizione. Esatto. Io stessa sono consapevole di essere esposta in maniera forte su questo strumento, ma difendo strenuamente il diritto di chiunque, specialmente in quest'aula, di esprimere una posizione opposta alla mia. È quel tipo di dialogo che dà senso all'esistenza del Parlamento, sia esso statale o cittadino.